Ciao, sono William Bisacchi e oggi voglio parlarti della scelta del vetro, doppio o triplo. Questa scelta dovrebbe farla il tuo progettista insieme al tuo termotecnico, ma se sostituisci solamente gli infissi, probabilmente queste figure non ci saranno all'interno della tua casa. Ti darò qualche utile consiglio per capire meglio chi la racconta giusta, se è meglio il vetro doppio o il vetro triplo. Come sempre, non esiste la scelta perfetta per ogni posizione di casa e per tutte le esigenze, quindi di base ti darò dei consigli chiari e semplici. Se hai un muro semplice, la tua casa è quella di una volta, un muro da 30 intendo, un muro semplice, senza cappotto, senza isolamento, e non hai intenzione di farlo per i prossimi 10-20 anni, ti consiglio un vetro doppio. Due lastre, gas all'interno, e ultima generazione, ti dà una prestazione di 1 watt al metro quadrato. Se invece hai una casa con un cappotto molto isolante, almeno da 10, 12, 15 o quello che sia, o anche un cappotto interno, ti consiglio di andare nel vetro triplo. Perché? Perché il vetro triplo, che ha un cappa termico di 0,5, è più in linea con le prestazioni di un muro. Ora ti darò i numeri, non i numeri come i matti, ma i numeri quelli veri. La dispersione di un vetro doppio è 1, la dispersione di un vetro triplo è 0,5, la metà. Trasformiamolo in euro. Se qui escono 100 euro, qua ne escono 50. Se qui ne escono 1000, qua ne escono 500. Sì, ma visti da soli a cosa servono questi numeri? Raffrontiamoli con un muro. Il muro semplice di prima è 1 watt di dispersione, circa, come il vetro doppio. Un muro ad alta prestazione, come quelli che si fanno adesso, è 0,20, 0,25. La metà ancora di un vetro triplo. Che cosa vuole dire? Che con un muro semplice la parete sarà equilibrata al vetro doppio, con un muro isolato sarà uniforme al vetro triplo. E in una casa, quando c'è uniformità, quando è tutto più omogeneo, tutto funziona meglio. Questi sono i motivi principali. E vantaggi se puoi permetterti un vetro triplo rispetto a un doppio: prima di tutto la temperatura superficiale più calda, un vetro a 2-3 gradi più caldo ti darà una sensazione di comfort superiore all'interno della tua casa. Secondo vantaggio acustico, la casa sarà più silenziosa perché avrà un abbattimento acustico di 1 decibel inferiore. Terzo vantaggio, una maggior sicurezza alle frazioni, che di questi tempi non fa male. Rompere 3 lastre ci vuole più tempo, è più difficile e più rumoroso. Anche se non è blindato, comunque ti darà dei bei vantaggi. E poi vantaggio principale, se hai un cappotto e fai il vetro triplo, abiterai in una zona climatica E o F almeno. Quindi risparmi in bolletta. È vero che oggi spendo di più, però con la stessa regola del cappotto che oggi spendo e domani guadagno, la stessa cosa funzionerà con il vetro triplo. Quando invece dovrai usare un doppio, anche se avrai una parete molto performante? Quando avrai vetrate enormi, quando hai vetrate talmente grandi che un vetro triplo diventerebbe eccessivo come pesi, ti consiglio di andare sul doppio. O nel caso che hai vetri estremamente blindati, quindi troppo pesanti. O ancora nel caso che vuoi un vetro extra chiaro, che hai bisogno di una super trasparenza, il vetro triplo ti potrebbe aumentare il numero di riflessi delle lastre e dare una qualità visiva inferiore e anche una trasmittanza luminosa, quindi un'entrata della luce dentro la casa inferiore rispetto a un doppio. E vediamo quali sono le principali obiezioni che mi vengono fatte quando dico anche nelle nostre zone, che qui in zona Cesena siamo in zona E, il vetro triplo dicono è troppo, chiude troppo, la casa poi non respira. Attenzione, casa non respira, i problemi sono altri. Un vetro, anche se fosse una lastra sola o 2 o 3 lastre, è un materiale compatto, non poroso, quindi non passa niente dal vetro. Il vetro non può respirare. Potresti soffiare anche con un compressore con tutta la potenza che vuoi, dall'altra parte non esce, lui non può respirare, quindi obiezione respinta. Anzi, col vetro triplo allontani il problema di muffa e condensa, perché essendo la temperatura più alta di 2-3 gradi la allontani questo rischio. E secondo obiezione che viene fatta spesso è troppo isolante, dalle nostre latitudini non serve. Come? Fai un cappotto da 12 perché vuol dire che è freddo e non metti il vetro triplo, quindi usi 2 pesi e 2 misure. Io consiglio in una casa, per farla funzionare bene, 2 pesi e 1 misura, quindi isolo bene il muro, isolo bene i vetri, gli infissi, isolo bene il tetto, faccio le stesse scelte per rendere la casa uniforme. Più la casa sarà uniforme, più sarà confortevole vivere all'interno. Terza obiezione, il peso. Attenzione, a meno che non abbiamo le vetrate che dicevo prima, lunghe 5 metri, alte 3 metri, una vetrata, una finestra normale, con misure normali, di ultima generazione,
ha tutte le proprietà meccaniche per poter reggere il peso sia di un vetro doppio che di un vetro triplo. Quindi obiezione respinta, anche questa qua. I vantaggi te li ho detti. Di base, tra le due scelte, io consiglio di legarle al muro per creare sempre omogeneità tra le superfici, ma il consiglio migliore che ti posso dare è affidarti ad un esperto. Uno che non ti dica solamente sì sì dai va bene, facciamo così, oppure cosa ha detto il termotecnico, a volte il termotecnico fa un copia e incolla di quello che ha fatto nella casa prima. Vediamo i risultati che vuoi ottenere, vediamo la zona climatica dove siamo e vediamo le dimensioni delle finestre. In funzione di questo, con un professionista, con un consulente come William Bisacchi, puoi scegliere qual è il vetro con la giusta performance per te. Vuoi degli altri chiarimenti? Il video deve essere breve, quindi non mi dilungo. Compila il form qui sotto e entro 24 ore ti telefonerò io stesso e ti toglierò ogni dubbio. Al prossimo video. Ciao!